Siamo in compagnia del vicepresidente del Siracusa Marco Mauceri. La società negli ultimi giorni è tornata sulle luci della ribalta per la questione riguardante la concessione dello stadio. Dottore Mauceri, volevamo sapere qual era proprio la posizione della società al riguardo e cosa è successo negli ultimi giorni. Beh, prima di parlare di cosa è successo negli ultimi giorni, credo che sia importante fare una brevissima premessa su quello che è successo prima. Nel senso che la delibera di giunta del 27 dicembre che infine revoca la convenzione alla società l'US Siracusa SRL è l'ultimo atto di un'amministrazione che è stata poco sensibile ai problemi non solo di questa società ma direi dello sport, delle esigenze dello sport in genere. Non è stato solo il Siracusa a dover pagare il conto, anche se forse quello che ha fatto più rumore è stato proprio la scomparsa del nostro Siracusa e del calcio di buon livello, di alto livello, con esso. Il problema della convenzione nasce dal fatto che noi con il Comune abbiamo sempre cercato di dialogare innanzitutto, abbiamo cercato di porre delle basi per un rapporto costruttivo e futuro anche. E la convenzione l'abbiamo stipulata a febbraio dell'anno scorso, a questo punto del 2012. Aveva una durata di 10 anni. Di 10 anni perché si conteggiavano le spese in termini di stagioni sportive, quindi la decorrenza era la stagione sportiva 2011-2012 e si sarebbe conclusa nella stagione sportiva 2021-2022. Il fatto che noi a luglio di quest'anno, purtroppo come tutti sanno, non ci siamo iscritti al campionato di prima divisione ha scatenato una guerra tra poveri, se così posso dire, dove molti si sono lanciati addosso a quello che sembra che sia la cosa più allettante di questa convenzione, questi famosi 180.000 euro di contributo impropriamente detto che servono, se non sbaglio, per le spese ordinarie che di manutenzione, esatto, dell'impianto, ma non solo, ma sono rappresentano una forma di rimborso per prestazioni di servizi che l'US Siracusa in questa convenzione si è assunto l'onere di portare avanti per la manutenzione ordinaria, straordinaria, per le utenze, per il costo del personale dalla guardiania ai servizi alla pulizia, tutto quello che occorre lì allo stadio. Ed è un onere che chiaramente è ingente a livello di spesa, in termini di spesa nell'arco di una stagione. Il fatto degli ultimi giorni nasce dall'atto di imperio, direi quasi, da parte del Consiglio Comunale, che nel momento in cui l'ultimo giorno utile approva il bilancio di previsione, lo strumento finanziario, decide su iniziativa, quindi su un emendamento della Commissione Bilancio, di tagliare, di azzerare totalmente quanto previsto in questa convenzione, quindi 180.000 euro della convenzione, dimenticando che la decorrenza delle spese era dal 1 luglio 2012 e quindi si sarebbe conclusa poi il 30 giugno 2013, che noi da quel momento abbiamo continuato a gestire regolarmente l'impianto, assumendoci chiaramente oneri e spese, e dimenticando soprattutto che il Comune forse è il soggetto che più di tutti gli altri ha un vantaggio da questa convenzione, perché bisogna smentire un po' la leggenda metropolitana che vuole il Siracusa appropriarsi di questi 180.000 euro così sic et sempliciter. Non è così, perché i 180.000 euro vengono corrisposti su rimborsi che il Siracusa con rendicontazione di fattura deve fornire all'amministrazione, e se il Siracusa dimostra di aver speso 180.000 euro, gli vengono pagati 180.000 euro, chiaramente IVA compresa. E se dimostra di aver speso 100.000 euro, il Comune paga 100.000 euro. Quindi 180.000 euro sono un tetto, È un tetto massimo che consente al Comune comunque di affrancarsi di tutta la gestione delle spese di manutenzione ordinaria, straordinaria, eccetera, eccetera. Consente di affrancarsi dalla responsabilità civile e penale per quello che succede dentro il De Simone, nel senso che un ambiente vetusto, vecchio, superato come quello del De Simone si presta anche a incidenti. Se si stacca il calcinaccio e cadente sta qualcuno, è responsabile l'US Siracusa, che ha sottoscritto delle polizze assicurative. Consente al Comune comunque di liberarsi con questo tetto massimo di 180.000 euro
da tutta quella che è la gestione relativa alla manutenzione del De Simone, quindi insomma non incaricando altre ditte, non facendo gare d'appalto, affidando direttamente al Siracusa la gestione di tutte queste spese. La giunta comunale ha ratificato il 27 di dicembre quanto stabilito dal consiglio comunale, ha fatto questa delibera di giunta alla fine del mese, forse l'ultimo atto della giunta Visentin, con il quale proprio ci viene addirittura revocata in pipa a tutto quello che era contenuto, a tutte le clausole contenute nella convenzione, ed esponendo sicuramente il comune di Siracusa ad una causa che noi siamo intenzionati ad andare avanti, a meno che Dico Lente non si ravveda e cominci a trattare torni sui suoi passi e comincia a trattare, dico, la società, che in questo caso è un gestore dell'impianto, nel pieno rispetto di quello che è contenuto nella convenzione. Se nel momento in cui il Siracusa non si fosse iscritto al campionato fosse venuta una società che avrebbe garantito la partecipazione di una nuova società, di una nuova realtà, un campionato dignitoso, noi saremmo stati i primi a fare un passo indietro e a consegnare, quindi a rinunciare alla convenzione. Siccome così, purtroppo, come tutti sappiamo, non è stato, la convenzione continuiamo a gestirla noi e pretendiamo che il comune rispetti le regole e che non agisca per atto di imperio, anche perché ferma volontà nostra quella di eventualmente costituirci anche come parte civile laddove si dovessero aprire dei processi penali nei confronti di amministratori, di consiglieri comunali, per i fatti noti che sappiamo in questi giorni, proprio come parte lesa e quindi agendo direttamente nei confronti di chi ha messo l'ente in una condizione di non poter rispettare neanche dal punto di vista finanziario questi impegni contenuti contrattualmente in un atto scritto in una convenzione regolarmente registrata e stipulata, che a noi ci metterà in seria difficoltà anche dal punto di vista finanziario e di sopravvivenza della stessa società. E mi auguro, ecco, che il comune, così come noi abbiamo già comunicato, faccia marcia indietro e si dimostri soggetto serio e responsabile e cominci una discussione seria improntata a risolvere il problema. Per fare un attimino ancora più di chiarezza, la concessione è legata direttamente alla presenza di una prima squadra iscritta a un campionato, oppure questa è stata una motivazione trovata dalla giunta comunale per revocarvi la concessione? No, la convenzione non prevede assolutamente questo. No. Noi è come se fossimo un gestore qualsiasi. Quindi è stata una presa di forza da parte del... Esatto, è stata un voler ratificare da parte della giunta comunale quanto stabilito nel consiglio comunale. Siccome è una convenzione definita onerosa per l'ente, nel senso che comunque prevede la corresponsione di un corrispettivo per questa prestazione di servizi, questi famosi 180.000 euro, visto che le somme non erano più previste, non erano più presenti in bilancio, la giunta comunale, anziché tirare le orecchie al consiglio comunale e dire come avete approvato il bilancio facendo questo taglio fuori senza nessun parere né dal punto di vista contabile né dal punto di vista tecnico o giuridico, ha invece ratificato quanto fatto dal Consiglio Comunale azzerando il nostro capitolo di spesa e addirittura ha proceduto alla revoca della convenzione. Senta, prima diceva che appunto venendovi a mancare anche questi soldi della convenzione ci potrebbero essere ulteriori rischi per la società. Presumo quindi che ancora ci sono dei problemi con il recupero crediti che avete ancora con la Lega. Certo, noi siamo oggi in una situazione di obiettiva difficoltà, vedi, il vero problema che molti non avevano ben capito all'indomani della mancata iscrizione al torneo di prima divisione è stato proprio il mancato fallimento di questa società. Questa società non è fallita allo stato attuale, quindi se fosse fallita allora la convenzione si sarebbe automaticamente risolta e quindi il De Simone sarebbe stato libero o comunque sarebbe stato di nuovo gestito direttamente dal comune, che poi avrebbe deciso cosa fare. E il fatto che il Siracusa non sia fallito ha generato questo tipo di ambiguità, nel senso che comunque noi rimaniamo iscritti a dei tornei giovanili regionali con gli allievi e i nostri giovanissimi. E svolgiamo lo stesso attività calcistiche, quindi anche attività di scuola calcio, di formazione. Abbiamo comunque la gestione di un impianto per il quale abbiamo anche assicurato, così come contenuto nella convenzione, l'uso pluralistico dell'impianto. Abbiamo concesso il nulla osta sia al Città di Siracusa che a Lenzo Grasso per giocare lì. Oggi certo il Manterboso è in una situazione disastrosa, ma anche e proprio perché è sottoposto a stress fortissimo rispetto a quando ci giocava
principalmente, non dico solo perché anche Lenzo Grasso negli anni passati giocava al De Simone, e quando ci giocava principalmente il Siracusa noi avevamo la massima attenzione, anche perché il nostro campo andava in video che si vedevano in tutta Italia, quindi era anche per noi motivo di orgoglio. Questo è il motivo per cui non avete concesso lo svolgimento del Trofeo Santa Lucia. Esatto, anche per questa ragione non abbiamo ritenuto opportuno, ma nell'interesse non come qualcuno ha detto nostro, perché nostro non c'è nessun tipo di interesse a questo punto, proprio nell'interesse di chi ci gioca, chi svolge campionati agonistici, quindi proprio del Lenzo Grasso, del Città di Siracusa, cerca di tutelare il più possibile questo manterboso che richiede una cura e una spesa ingente e costante e che non è facile da seguire, da manutenere. Tornando alla domanda, dico il Siracusa è in una situazione difficile, nel senso che comunque la situazione finanziaria non è brillantissima, seppure noi abbiamo degli stipendi ancora arretrati da saldare, che sono comunque della scorsa stagione, che sono coperti da fideiussione. Stiamo cercando un'interlocuzione con la Lega che possa in qualche modo accelerare tutto quest'iter, seppure qualcuno di quelli che magari non si fida di noi, o comunque delle garanzie, non più personali voglio dire, ma di garanzie finanziarie fornite dalle banche che sono già nelle mani della Lega Pro, ha già iniziato delle azioni legali per tentare di recuperare queste somme. Noi abbiamo cercato di tranquillizzare tutti, abbiamo detto è chiaro che pagherà direttamente la Lega e stiamo cercando di accelerare per quello che c'è possibile fare i tempi affinché questi percettori riescano a percepire quello che è giusto nei tempi più brevi possibili. Il danno che oggi si potrebbe perpetrare potrebbe essere ancora maggiore anche in termini di natura economica, oltre che sociale, che è già stato determinato, di natura economica per la città, perché già abbiamo perso nel nostro piccolo 1,5 milioni, 2 milioni almeno di giro d'affari che il Siracusa in un anno di C1 ha saputo generare in questa città, tra alberghi, tra affitti, tra ristoranti, tra voli, tra tutto quello che si genera tutto attorno, che anche l'indotto attorno al mondo calcio. E che purtroppo una città che già è in fortissima sofferenza ha corso il rischio e ha perso, e corre il rischio di perdere anche con l'ultima cosa buona che è rimasta, che a mio avviso sono le rappresentazioni classiche, che è l'Inda. E mi auguro, anzi colgo l'occasione per esprimere la mia solidarietà a favore di Fernando Balestri, che ha dimostrato di essere veramente un uomo di grande azione. Senta, un'ultima battuta. La vostra volontà di mantenere ancora in vita la società può voler dire che c'è ancora la speranza di un impegno futuro riguardo il calcio giocato a Siracusa da parte vostra? Ma... diceva Einstein, non mi parlava di futuro perché poi alla fine arriva troppo presto. Io su questo tema in questo momento proprio nemmeno mi pronuncerei. È chiaro che è rimasta un'opera non compiuta, seppure l'anno scorso la squadra ha vinto sul campo il campionato e quest'anno saremmo sicuramente a disputare un campionato di natura diversa. Il rammarico, la delusione, la rabbia forse anche, l'amarezza per una situazione che è andata come tutti conosciamo e che della quale noi personalmente come società ci sentiamo i primi responsabili, ma ve ne sono altri che avrebbero potuto fare qualcosa e che non l'hanno fatto solo per una questione di natura personale, per farla pagare a qualcuno che magari ha parlato e non a questo punto a sproposito nel passato facendo nomi e cognomi. Il problema oggi io lo vedo lontano, nel senso che comunque rimane una ferita dolorosa, aperta. Credo che non sia neanche gradito dalla piazza un ritorno, quindi io mi auguro invece che ci sia qualcuno di buona volontà che possa in qualche modo prendere le redini di una società, che possa avere voglia di investire in questo